Sono Sabino Maria Frastà, sono il direttore artistico di Cramom. Cramom è un progetto non profit che dal 2012 cerca di valorizzare le eccellenze artistiche in Italia, non solo degli artisti più famosi ma non ancora noti al grande pubblico, ma anche dei giovani artisti, con un premio con cadenza annuale che si chiama appunto Premio Cramom. Cramom, per chi non lo sapesse, è una parola latina che vuol dire crema, la crema del latte, la parte migliore. Perché l'ambizione del nostro progetto è sempre stata quella di selezionare ciò che riteniamo essere il meglio dell'arte contemporanea e sostenerlo nel tempo. Nell'arte, infatti, il problema non è riuscire ad avere del successo, ma è mantenere la costanza, riuscire a continuare a persistere, forse direi resistere. Nella mia attività di curatore in 10 anni ho curato molte mostre. Cosa mi guida nella selezione di un artista e di un fotografo è sempre quello che ha da dire. In realtà quindi mi trovo un po' in imbarazzo a dire ho curato delle mostre di fotografia perché vorrei riflettere con voi su cosa voglia dire questa parola che tutti usiamo. Fotografia letteralmente vuol dire scrittura della luce, è una parola che è stata inventata 2 secoli fa per descrivere una tecnica fisica che riusciva a catturare un'immagine, mettiamola così, attraverso la registrazione su un supporto fisico-chimico della luce. Quindi la fotografia nasce proprio per cercare di rispondere al dubbio ontologico di chi siamo, di cos'è la realtà e quella che noi percepiamo e come la percepiamo. Con la fotografia forse ci eravamo illusi di poter appianare questo dubbio. Ma se così fosse, ovvero se la fotografia si limitasse a registrare la realtà, sarebbe arte? Non credo che tutta la fotografia sia arte. La fotografia è uno strumento attraverso il quale un artista esprime se stesso. Pensiamoci attentamente, cos'è l'arte? L'arte è una manifestazione di un pensiero soggettivo reso universale attraverso la realizzazione di un manufatto che altro da sé dell'artista. L'arte nasce quindi sempre per essere un'interpretazione della realtà, non è una registrazione della realtà. L'artista non è uno scienziato. Lo scopo dell'artista non è quindi spiegare la realtà, ma è svelarla, dirci qualcosa di più. Illudendoci di registrare la realtà, si avvicina a noi, che siamo il pubblico. Ci suggestiona per svelarci la vera realtà, quindi andiamo al di là della realtà percepita e riusciamo a vedere un mondo sotto nuovi occhi, gli occhi dell'artista che diventano i nostri occhi, che a nostra volta li assimiliamo per vedere e fotografare infiniti nuovi mondi. Però questa suggestione è quella che secondo me rimane trasversale nella fotografia, ovvero in quella ricerca di andare oltre la realtà percepita e di chiarire o interrogarsi ancora di più sul dubbio ontologico di chi siamo e dove andiamo. L'evoluzione tecnologica ha permesso a 6 miliardi di persone di fare fotografie. Questo non ha inficiato in alcun modo il ruolo della fotografia nell'arte contemporanea, anzi, siamo onesti, qualsiasi evoluzione tecnologica porta con sé strumenti espressivi maggiori, anche dubbi che possono nutrire nuova arte. Il ruolo della fotografia nell'arte contemporanea, quindi, in base a quello che abbiamo detto, non cambia e non diminuisce col tempo. Semplicemente, tra virgolette, la fotografia diventa sempre di più uno strumento espressivo, magari da mischiare, trasformare, rielaborare, perché l'importante nell'arte non è lo strumento espressivo, ma è ciò che si vuole dire. Senza la tecnica l'arte non può esistere. L'artista deve conoscere la tecnica per usarla, per potersi esprimere, ma anche per superare la tecnica stessa. Altrimenti è un ripiegarsi su se stesso e su quanto già fatto nella storia dell'arte. Ora voglio incuriosirvi e parlarvi di due o tre approcci estremamente contemporanei che mi affascinano e che sono estremamente in linea con questa mia visione del ruolo della fotografia nell'arte contemporanea. Partiamo dall'off-camera, da alcuni maestri che hanno saputo rielaborare le tecniche fotografiche dell'inizio della storia della fotografia per
attualizzarle, quindi non ripeterle pedissequamente, ma trasformarle in un nuovo strumento di capacità espressiva. Sembra strano, ma ricordiamoci che la macchina fotografica non è indispensabile per fare fotografia e per fare arte con la fotografia. Vi voglio quindi raccontare del lavoro di Davide Tranchina e di Francesca Piovesan, due artisti italiani che hanno fatto dell'uso delle tecniche off camera uno strumento per esprimere il proprio tempo. Davide Tranchina è molto interessante perché attraverso l'uso delle tecniche fotografiche off camera riesce di fatto a descrivere la parte utopica e trascendente della realtà. Quindi, paradossalmente, usa la fotografia per descrivere ciò che l'uomo non riesce a vedere della realtà. Mi riferisco in particolare ad alcuni lavori come La natura è morte, questi orizzonti impossibili, Apparent Horizon, e tutto quindi quel complesso corpo di lavori in cui l'artista ci fa percepire di vedere un cielo, stellato o meno, ma in realtà è tutta, tra virgolette, una finzione. Questo tipo di lavoro è estremamente evocativo ed è al momento stesso ironico, ma anche estremamente profondo. Un lavoro che quindi va studiato sia a livello tecnico che a livello proprio di contenuto e di significato. Allo stesso modo, Francesca Piovesan, una giovane artista che abbiamo avuto la fortuna di selezionare come vincitrice del premio Cramon nel 2015, non fotografa il corpo, ma usa tecniche off camera per registrare e prelevare quasi matericamente campioni del corpo. Le sue opere quindi sono una narrazione fotografica del tempo attraverso il mutare del corpo, un lavoro affascinantissimo, complesso, che ha trovato la sua massima espressione finora nel vetro e nello specchio. Francesca Piovesan, infatti, ha applicato la tecnica della rilevazione fotografica attraverso i sali d'argento con lo specchio, creando delle immagini che sono delle impressioni fotografiche intrappolate all'interno dello specchio. Cosa sono quindi queste opere? Tecnicamente sono fotografie, sono sculture, senz'altro la base è una base fotografica, innegabilmente fotografica, ma il genio dell'artista è saper andare oltre la tecnica, come abbiamo detto, e piegare la tecnica per poterci dire qualcosa di nuovo. Questi due artisti sono riusciti pienamente a farlo. Per quanto riguarda invece la fotografia più tradizionale, vi sottolineo, vi consiglio di analizzare il lavoro di un artista incredibile che è Ingar Kraus. Ingar Kraus è un fotografo berlinese della Berlino Est, autodidatta perché purtroppo gli fu impedito da giovane dal regime comunista di studiare fotografia. Una volta che cade il muro di Berlino, fotografò questo mondo in transizione attraverso i volti degli adolescenti, delle persone che erano nate sotto il blocco sovietico e che si stavano aprendo all'Occidente. Questo ciclo di ritratti che gli fece vincere il Leica Prize nel 2004, e ricordiamoci era un autodidatta, non fu però un limite alla creatività dell'artista che secondo me raggiunge l'apice intorno al 2010 attraverso un corpo di opere che continua ancora oggi che si chiama Natura e Morte, perché penso che questo corpo di opere sia una parte fondamentale addirittura della storia della fotografia contemporanea. Ingar Kraus riprende la velatura fiamminga e di Leonard d'Esca memoria e l'applica alla fotografia, ovvero passa più volte degli strati di una emulsione da lui stesso brevettata nel tempo in modo tale da trasformare una fotografia in bianco e nero in una fotografia a colori. Ovvio che c'è tutto un riferimento alla fotografia del XIX secolo giapponese, eccetera, ma la velatura, a differenza del dipinto manuale delle singole parti, dà una maggiore densità alla fotografia, una maggiore tridimensionalità. La stessa fotografia si piega, viene conservata in una teca costruita dallo stesso fotografo. In questo modo le fotografie di Ingar Kraus assumono una connotazione tridimensionale, scultorea, oltre che coloristica, estremamente impressionante. Un approccio molto interessante, trasversale negli ultimi decenni all'arte contemporanea e l'impiego della fotografia nelle performance. La fotografia e la documentazione video sono diventati negli anni uno strumento fondamentale e complementare alla maggior parte delle performance e delle azioni artistiche.
risolvendo un problema non solo di mercato, ma anche di documentazione e trasmissione ai posteri di quanto fatto, ovvero del gesto artistico. Vi voglio quindi segnalare il caso di Franco Mazzucchelli, che è un artista che si è imposto sulla scena internazionale dell'arte contemporanea negli anni 60 per le sue azioni, durante le quali abbandonava dei grandi gonfiabili da lui stesso realizzato per le strade e per le piazze, al fine di analizzare l'interazione tra questi grandi manufatti artistici e il pubblico. Se nei primi anni è lo stesso artista, Franco Mazzucchelli, a documentare in modo autonomo con una propria macchina e una telecamera quello che succedeva, l'interazione tra le persone e i suoi gonfiabili, l'artista si rende conto che non può fare tutto da solo e quindi decide di affiancarsi ad un fotografo che poi sarebbe diventato un grande artista, che è Enrico Cattaneo. Quindi Enrico Cattaneo documenta le azioni per almeno 10 anni, fino almeno al 1979, di Franco Mazzucchelli. Trascorsi questi anni, Franco Mazzucchelli riprende la documentazione fotografica e assembla dei lavori che sono una sorta di ricordo e di documentazione analitica di quello che è successo, in cui alle fotografie di Enrico Cattaneo aggiunge quindi degli appunti, ma anche del materiale, ovvero i gonfiabili che erano stati distrutti, alcuni pezzi vengono assemblati in questi grandi lavori. Definire perciò queste opere mera fotografia è impossibile ed è ingiusto. Vediamo quindi un caso in cui la fotografia, addirittura di un'altra persona, viene assemblata, rielaborata e diventa nuova opera d'arte, senza negare l'opera d'arte da cui è nato, ovvero la fotografia di Enrico Cattaneo. Voglio concludere questa mia riflessione sul ruolo della fotografia nell'arte contemporanea parlandovi infine della fotografia digitale. La fotografia digitale non è di per sé un male, anzi, come vedremo, alcune applicazioni sono estremamente interessanti anche nell'arte contemporanea. Uno degli esempi eclatanti, secondo me, è Giovanni Gaster, fotografo già famosissimo fin dagli anni 80, soprattutto per le sue fotografie, le Polaroid di moda, dal sodalizio artistico con uno dei curatori principali italiani, Ceyland, nasce anche una mostra, Maschere e Spettri, veramente eccezionale. Questo lavoro, scarsamente compreso 10 anni fa dal pubblico, è la testimonianza di come la fotografia digitale possa veramente diventare arte e farci vedere qualcosa di più, in questo caso, come vedremo, anche criticando la nostra società. Giovanni Gaster indaga l'uso eccessivo del digitale, che già all'epoca cominciava ad imporsi sulla scena della fotografia, e trasforma quindi questi bellissimi modelli e modelle in testimonianze di violenza attraverso l'uso del digitale. Quindi la fotografia finale non è una fotografia che documenta una violenza veramente accaduta. Questo corpo di opere riesce a essere ironico e profondo, riesce a denunciare la violenza in tutte le sue sfaccettature ed è la dimostrazione che l'uso del digitale nella fotografia può e potrà permetterci di fare ancora dell'arte veramente molto interessante. Grazie a tutti per l'attenzione e buona arte attraverso la fotografia.